Allora, oggi riguardiamo questa esercitazione, va bene? In modo che quando si torna alle vacanze si rifarà un'altra verifica e vediamo, e anche lì metto voti, ok? La verifica potrà essere sia su tutto quello che abbiamo fatto, pulsanti interruttori, intervalli d'accensione, gestione del segnale analogico digitale, quindi gestione dell'accensione o di una lampada normale o di un LED RCB. Su tutti quelli messi. E il potenziometro, va bene? Quindi gestione segnale, analogico digitale, ingresso uscita. Quindi gestione segnale in uscita, analogico digitali, digitali con il lampeggio, gli analogici con l'RGB, quindi con intensità luminosa. Segnale in ingresso, interruttore, pulsante o potenziometro. Va bene? Ora oggi ci rivediamo un attimo l'esercitazione che avevo dato martedì. Con l'interruttore attivare un potenziometro, accendere luce rossa appena il potenziometro è attivo. Che vuol dire? Vuol dire se io poi ripremo l'interruttore, il potenziometro si disattiva e quindi non funziona. Al momento il potenziometro è attivo. Agendo sul potenziometro, cosa vario? Vario l'intervallo di lampeggio di una luce bianca, ovvero il tempo. Mettere uscita, no? Devi aspettare sotto a me. Allora, da questo punto di vista, da questo punto di vista, da Ma il terreno potrebbe uscire. Sì, ha chiamato la scuola, quindi la scuola è detto. Grazie, c'è il suo, non è che allora, vediamo ora come montare il circuito, va bene? Vediamolo anche come un termostato. Ecco, il potenziometro l'ho fatto la lezione 2 lezioni fa. Il potenziometro è un comando analogico in ingresso. Cioè te vari a seconda rotando questa rosella. Praticamente hai il compito di variare l'intensità di corrente che entra all'interno della porta d'Arduino. Te misurando l'intensità di corrente, tu puoi valutare la posizione del reostato, va bene? Abbiamo visto come si gestisce un segnale analogico dell'Arduino, abbiamo detto che l'Arduino converte il segnale analogico in un segnale digitale e lo rielabora come un numero, che sono il numero di impulsi che il potenziometro fa entrare sulla base dell'intensità di corrente che il potenziometro genera. Ok? Correlando l'intensità di corrente con l'intervallo che il potenziometro può stabilire in base al numero di memoria che ha il convertitore analogico digitale, si definisce con il numero di intervalli l'intensità che entra. Lo sappiamo, il convertitore analogico digitale, l'Arduino, è un 2 alla decima bit, quindi 1024 intervalli. Vorrebbe dire tutto il segnale ingresso lo divide in 1024 pezzetti. Quindi nota la portata dello strumento, che è 5 volts, si può rilevare ogni pacchetto quanti volts porta. Misurando i volts all'ingresso si può misurare quanta la posizione del potenziometro, va bene? E questo numero è quello che ci serve per regolare il lampeggio. Ok? Magari se vogliamo il lampeggio sia più evidente, lo moltipliamo per una costante, così invece di intervallo andare da 0 a 1000, va da 0 a 10.000. Ok? Se volete aumentare o diminuire l'intervallo di lampeggio, va bene? Abbiamo detto quindi l'altra volta che il potenziometro vi restituisce un numero che va da 0 a 1024, cioè agendo su questo,
Ora lo spostiamo. Agendo su questo, il contatto mobile, che è quello legato alla posizione della rotellina e quindi alla resistenza, in uscita mi genera una tensione che, opportunamente misurata nella porta d'Arduino analogica, me lo converte in un numero. Le porte Arduino analogiche sono queste, perché non sono analogiche, sono porte che hanno all'interno un convertitore analogico digitale. Perché? Perché l'Arduino comunque legge un segnale digitale, sempre e comunque. Quindi o entra direttamente digitale, come nelle porte sopra, o se mi entra un segnale analogico, lo devo convertire in uno digitale. E le porte lo convertono, sono queste. Chiaro? L'altra volta abbiamo visto che, facendo partire il programma, opportunamente programmando il potenziometro, andando a leggere in uscita il segnale che arriva alla porta A2, abbinata alla variabile VAL, leggendo la variabile VAL, leggevo il valore letto dalla porta A2. Ed era un valore che andava da 0 a 1024, o meglio 1023, perché sono 1024 intervalli, ma se prendo lo 0 sono 1023, va bene? Se li ottate partendo da 0 sono 1024, ok? E quindi se andavo a via la simulazione, andavo in serial monitor, vedevo effettivamente, agendo sul potenziometro, io avevo che questo numero, vedete, va da 1023, guardatelo sopra, lo sotto è quello scalato, va bene, andava a variare, ok? Sì, va bene? Si attenua, si attenua, si abbassa, va bene? Ora però, quindi ora noi da questo esercizio cosa prendiamo? Prendiamo solo il potenziometro, va bene? Quindi esco, tutte le volte che voi fate un progetto, se nella base del vostro profilo avete progetti, lavorate bene, se nel vostro profilo c'è nemmeno un progetto, voi non ci mettete le mani. Quindi a casa vostra, ripetendo anche quello che si è fatto a lezione, dovete costruirvi i vari progetti e da quelli ripartire. Non tutte le volte partire da zero, chiaro? Allora, in questo caso se io parto dal potenziometro, duplico, come vi ho già detto, lo rinomino con il nome esercitazione in base al numero dell'esercitazione, e comincio a modificare per soddisfare l'esigenza. Allora, io cosa devo fare? Allora, innanzitutto tolgo il LED RGB perché non mi serve, tolgo tutte le resistenze all'infuori e una, che è quella su cui collego il LED. Attenzione a collegare il catodo all'anodo, ora vi l'ho invertito. Va bene? Quindi questa la devo invertire questi qui, va bene? Andava bene. Il cammino più lungo è in meno. No, non è all'incontrario. Il caso è in meno. Ok, quindi la prima parte del programma è quella di fare in modo che con un interruttore attivi il potenziometro accendendo la luce, va bene? Quindi mi si deve accendere la luce e in serial monitor devo leggere che la variabile VAL varia, chiaro? Se disattivo la luce, quindi agendo sull'interruttore, agendo sul potenziometro, la variabile VAR rimane uguale a zero, cioè non si muove. Ritorna? Allora, per fare questo, io cosa devo fare? Allora, devo creare l'interruttore. Chiaro? Creare un programma che memorizza su una variabile stato se l'interruttore... Come si fa a lavorare?
Quindi devo creare la variabile interruttore e creare sulla variabile stato 1, 0. 1 premuso, 0 non premuso, come abbiamo già fatto. Mettere un if. Se stato è 1, interruttore premuso, attivo il potenziometro. Se stato è 0, il potenziometro non deve... La variabile valle la metto a 0 e non vedo il potenziometro. Quindi tutto questo gruppo qua, quello del potenziometro, lo metto sotto la variabile stato, sotto l'if. Chiaro? Mi seguite? Bene, allora, vado a riprendere il programma dell'interruttore. Chiudo. Dopo averlo preparato. Vado a cercare l'interruttore. Interruttore, va bene? Vado a vedere come è montato, se non me lo ricordo. Chiaro? Quindi un piedino va a massa a una resistenza di 10 kΩ e con un altro che lo porta alla porta 8. L'altro piedino lo metto al positivo. La resistenza alla porta 8 è più bassa. Chiaro? Poi vado a prendere il codice dell'interruttore e lo copio. Copio la parte esecutiva. Chiaro? Il resto poi lo dichiaro di là. È chiaro, devo dichiarare la variabile stato pulsante, la variabile vecchio pulsante, la variabile stato, la variabile DLI. Chiaro? Ci siamo? Copio, CTRL-C ed esco. Rientro nel mio programma, esercitazione. Modifica questo, monto l'interruttore, ho già fatto, prendo le due resistenze, una da 10, una da 300, e le collego. Allora, un morsetto lo mette in più. Quella in meno lo collego. Uno direttamente alla terra. Uno lo passo attraverso la resistenza a una porta, mettiamola 6. Bisogna ricordare che l'interruttore lo lega alla porta 6. Questo per semplicità. Lo potete collegare anche qui. Ok? Bene, apro il codice. A monte di tutto, a monte anche della lettura e potenziometro, mi crea un bello spazio, in modo stacco, e capisco, ci copio l'interruttore, perché lui è comanda, e lui mi deve dare il là, e lui mi deve dire se è premuto o no. Prima di potenziometro, prima viene l'interruttore e poi viene il potenziometro. Chiaro? Vado a definire tutte le variabili che mi servono per l'interruttore. Quindi int stato pulsante, int stato, ho sbagliato, int stato pulsante, int stato, int DLI, poi mi sembra ci fosse vecchio pulsante, pulsante e int CTRL V int pulsante
Stato pulsante l'ho già, ah, tutto attaccato, giusto. Poi definisco la porta pulsante, che è la porta 6, quella dell'interruttore. Va bene? Quindi definisco define CTRL C, CTRL V, anzi lo metto qua. Pulsante, la porta 6 e definisco la porta 6 come porta di input. Ok. Dovrei essere a posto. L'unica cosa, devo assegnare il delay, il tempo di pausa prima dell'acquisizione del nuovo segnale, perché come vi ho dato, quando premi l'interruttore, o meglio, quando premi il pulsante diventa fuori interruttore, la corrente rimbalza, quindi mi devo prendere un tempo sufficiente per uscire dal rimbalzo. Ok? A questo punto provo subito se l'interruttore mi funziona. Quindi commento tutto il resto. Imparate anche la tecnica, non solo la sostanza, vedo, di come si programma. Come si fa un progetto? E apro il serial print. Stato interruttore. Stato chiaro? E dovrò vedere prima di interruttore 1,0. Se funziona, la parte interruttore l'ho fatta bene. Apro il monitor seriale, avvio la simulazione. Se non ho fatto errori, ho fatto un errore, vediamo dove. Ah, commentando, ho perso la parentesi, non me la chiude. No, l'ho chiusa. L'errore. Ho definito due volte pulsante, vediamo se danno in adesso. Cioè, se fuoi define, può anche l'int, c'è bisogno di fare l'int. Allora, interruttore, stato interruttore 0, se premo 1. Va bene? Se ripremo 0. Va bene. Ok, chiudo e vado avanti. Ora cosa faccio? Metto un if. Stacco un attimino. Volendo vi potete divertire a commentare. Programmo adesso il pulsante. Scusate, il potenziometro. Se volete anche aumentarlo. Chiaro? Staccate. E copiate l'if. If stato uguale a 0, cosa faccio? Spengo la luce rossa. Metto il val uguale a 0. Il valore
del potenziometro. Va bene? Il potenziometro non deve funzionare. Ritorna. Se è stato uguale a 1, copio tutto, se è stato uguale a 1 il discorso cambia. Accendo la luce e devo inserire qui sotto, levo il VAL, tutto quello che mi faceva il potenziometro. Quindi devo copiare il tronco, il programma di potenziometro che funzionava, togliendo commenti. Ritorna. Ora vedrò qui lo cancello. Ora vedrò che quando premo 1, sì. Ah, giusto, bravo. Ora, quando premo, vedo stato 1 e vedo che se giro la rotellina il valle varia. Quando pigio e stato è 0, se giro la rotellina il valle rimane a 0. Chiaro? A rafforzo di tutto questo, vabbè, il valle ce l'ho. Ok? Provo. Stato interruttore 0, il valle non lo legge nemmeno perché è dentro l'if e non legge. Se voglio, questo qui lo metto anche dentro lo stato 0. Va bene? Se no non lo leggeva perché era dentro l'if lì, quindi quell'altro non leggeva. Le si era appinta da sotto la lettura, chiaro? O se no lo metto fuori da tutti gli if e lo legge sempre, scegliete voi. Chiaro? Quindi valore potenziometro 0. Come premo e diventa 1, a questo punto se agisco sul potenziometro il valore varia. Mi torna? Ci siamo? E la luce si accende. Ora aspetta perché c'è un motivo. Ok? Ci siamo? E quindi tutte le volte si ferma, si spende e si riaccende, capito? Questo può essere un problema. Ve l'avevo già detto, delay nella lunga mi può creare problemi. Chiaro? Se voglio evitare questo, questa è una cosa che tu eviti male in questo programma. Se tu vuoi funzioni bene, l'acquisito. Se no lo levi. Però tu rischi che quando tu premi non ti prenda, cioè tu lo vedi alla luce, che è un funzione interruttore, chiaro? Allora, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, va bene? Ok, ora a questo punto che cosa ho io? Ho dentro il VAL un numero, lo posso usare come il tempo di intervallo. Chiaro? Quindi, sempre qui dentro, ora qui c'era l'analogo, questo lo levo. Ah no, lo so perché, c'era l'analogo, l'avevo lasciato. Va bene. Questo devo levare. Devo levare lo scalato, non mi serve a nulla. E devo levare il valore scalato, non me ne serve a niente. Ora io ho il valore VAL, ora dovrebbe funzionare senza lampeggiare. Infatti. Va bene? Ora, l'ultima parte è abbastanza facile, devo gestire il lampeggio, va bene?
E quindi cosa faccio? Metto un'altra luce, una luce bianca, ho due LED bianca e LED rossa, la LED bianca alla 7, alla porta 7 ci metto un LED bianco. Prendo questo, lo metto qui accanto, lo faccio bianco, prendo una resistenza. Da 300 ohm, collego il positivo alla porta 7 e collego l'altro bravo e collego la porta a in meno. Ok, lavoro sul codice, il LED bianco l'ho già definito sulla. Allora andiamo adesso a gestire il lampeggio. Il lampeggio non è proprio banale, perché dobbiamo gestire due problematiche tra il lampeggio. Se vogliamo lampeggiare un intervallo pari al valore che il potenziometro crea, dobbiamo prima creare una condizione per cui mentre muovo il potenziometro, il programma non lampeggi, cioè si fermi. In attesa io fermi il potenziometro, determini il valore del potenziometro e quindi il valore del lampeggio. Quindi devo creare un controllo che verifica se il valore del potenziometro sta variando. Quindi, dopo aver letto il valore del potenziometro, bisogna che in fondo il programma stabilisca un vecchio val uguale a val. Va bene? E poi successivamente, vecchio valore uguale a valore, successivamente quando ripasso, dopo aver letto il potenziometro, controllo che praticamente una nuova variabile VAL, che è la differenza tra il vecchio valore e il nuovo valore, sia 0. Perché se è 0 vuol dire che il vecchio valore uguale a VAL, vuol dire che non ho mosso il potenziometro. Se lo sto muovendo, il vecchio VAL è diverso da VAL, quindi la differenza viene diversa da 0 e quindi sono ancora nella fase, il potenziometro si muove, non posso cominciare a lampeggiare. Per fare questo creo questa variabile VALS e metto un controllo su questa. Allora, se VALS è diverso da 0 vuol dire che sto muovendo il potenziometro a zero tutti i contatori che dopo mi serviranno per il lampeggio, spengo la luce perché sennò in questa fase si potrebbe lampeggiarmi e creo un delay di un secondo affinché in questa fase, mentre sto muovendo, il programma diciamo accerta, si ferma, se no mi lampeggia di continuo. Va bene. Quando invece il VALS uguale a zero, vuol dire il potenziometro è fermo, ho definito l'intervallo di lampeggio, posso passare al lampeggio. Quindi, quando il potenziometro è fermo, sono nel campo VALS uguale a 0, posso entrare nel campo del lampeggio. Allora, prima cosa devo andare a resettare il tempo, che ovviamente il tempo del il programma al momento avvio lo comincia a contare, quindi la variabile tempo sta contando. Io però voglio lampeggiare con intervallo pari al lampeggio dal momento che io ho il potenziometro fermo, quindi devo azzerare il tempo al momento in cui mi fermo il potenziometro. Per fare questo stabilisco un contatore K che quando è 0 leggo la variabile tempo 1. Quindi stabilisco il tempo 1 che è il momento in cui io ho fermato il potenziometro. Aggiorno il K affinché la seconda volta che passo da questo programma non aggiorna il tempo 1, perché K è diverso da 0 e quindi ovviamente non aggiorna il tempo. Quindi il tempo 1 è il tempo memorizzato in cui io ho fermato il potenziometro. A questo punto aggiorno il tempo con il tempo che è trascorso fino al momento dall'inizio meno il tempo che è trascorso dal momento che io ho fermato il movimento del potenziometro e con il tempo ora fa il lampeggio. Va bene? Verifico tutto quello che ho fatto e se voglio usare al print per vedere che tutto funziona correttamente, che è una sorta di funzione di debug o serial print, e poi aggiorno il contatore per il lampeggio. Cioè, cosa faccio? Aggiorno il contatore I, quando il tempo supera l'intervallo che ho stabilito il potenziometro del VAL, che se è fermo, va bene, quindi il VAL è il valore letto del potenziometro. Quindi se il potenziometro è a 1000, io voglio il lampeggio 1000, se il potenziometro è a 500, io voglio il lampeggio con intervallo di 500. Quindi all'intervallo di 500 millisecondi aggiorno il contatore I.
Una volta contati i contatori i, può essere un numero pari o un numero dispari. Chiaro? E l'aggiorno un intervallo pari all'intervallo val. Quindi se è pari accendo, se è dispari spengo, e qui crea il lampeggio all'intervallo val. Quindi creo la funzione resto che mi restituisce un valore pari se i è pari, quindi 0. Mi restituisce un valore 1 se i è dispari. Quindi a questo punto il controllo sul resto, se è 0, quindi i è pari, accendo, se è dispari, spengo. Quindi siccome l'aggiornamento dell'i avviene con l'intervallo di val, automaticamente accendo e spengo la luce con l'intervallo di val. E così faccio. Fatto in questa maniera, se avvio, e questa è la parte che ho già fatto, il potenziometro disattivo, se agisco non succede niente. Se attivo il potenziometro, pisando l'interruttore, si accende la luce rossa a dimostrazione del potenziometro attivo e la luce comincia a lampeggiare con l'intervallo del potenziometro, va bene, che è fermo. Se lo muovo, se lo mando a un valore alto, il lampeggio si rallenta molto, pari al valore del potenziometro. Chiaro? Se invece lo metto a un valore molto basso, il lampeggio andrà dopo molto velocemente, va bene? Ok, più velocemente, ok? Quindi si aggiorna sulla base della posizione del potenziometro. Più veloce o più lento, a seconda di come lo muovo. Chiaro? Bene, se invece lo metto a valore molto, molto grande, ovviamente lampeggia piano piano. Ok. E quindi abbiamo finito il nostro programma, ok?